Con un pensiero affettuoso rivolto ad Ettore Padovani, che in settimana si è operato al crociato con un intervento che terrà fuori il 33enne attaccante granata almeno per 5-6 mesi, il Fano tornava al Mancini per ricevere i molisani del Vasto Girardi, una delle compagini in assoluto più interessanti e scorbutiche del girone. Un ostacolo non semplice, anche se almeno stavolta Mister Mosconi poteva contare sull'intera rosa a sua disposizione. Match fisico e combattuto sin dal fischio d'inizio di Frasignac di Gallarate. Al quarto la prima occasione dei padroni di casa con un colpo di testa di Broso e parata di Petriccione. Al 18esimo il capitano dei molisani Ruggeri prova a metterla dentro su punizione da posizione molto favorevole, se la cava però Bizzini. Pochi minuti dopo Severini riprova sempre di testa, ma ancora Petriccione salva la porta. Non si risparmia l'estremo difensore di casa che ugualmente disinnesca un doppio tentativo di Calemme. Risultato sbloccato dagli ospiti al 34esimo. Gallo sforna un tiro imparabile per Bizzini che regala il vantaggio alla formazione ospite. Il Fano cerca subito il pareggio su punizione di Zanni al 35esimo, ma la sfera termina sopra la traversa. Nel secondo minuto di recupero del primo tempo l'arbitro assegna un rigore per atterramento in area di Niang. Dal dischetto Capezzani spiazza Petriccione e sigla l'1-1. La gara non cambia registro nel secondo tempo, entrambe le formazioni hanno l'occasione per affondare l'avversario. Schiaroli ci prova di testa al 51esimo, ma la difesa gialloblu tiene alla perfezione. Al decimo Capezzani guida l'attacco di casa e conquista un corner, terminato poi sul tiro di Zanni, respinto ancora da Petriccione. Il Vasto Girardi, comunque squadra sempre propositiva, ci provano Hernandez Perez e Bentos Vasche, ma Bizzini è insuperabile, interventi disinnescati al 71esimo e al 77esimo. La risposta arriva all'80esimo con Broso, ma la difesa altomolisana c'è, finale concitato, ma il risultato di 1-1 non cambia. Il Fano ha fatto una grande partita e se vincevamo nessuno poteva dire nulla. Però è stata partita aperta, orgoglioso dei ragazzi, questa è la strada giusta, va bene, sapevamo che loro andarli a prendere alle spalle potevamo rischiare qualcosa, però era un rischio tra virgolette calcolato. Secondo tempo siamo stati un pochettino, abbiamo cambiato leggermente. Però va bene, i ragazzi non gli si può dire nulla, hanno fatto una grande prestazione e ci è mancata soltanto la stoccata finale, però va bene. Penso che, come hai detto tu, il pubblico si è divertito, orgogliosi di questa squadretta, è un percorso che abbiamo iniziato da ritiro e va bene. Va bene, noi volevamo vincere, però va bene. Bisogna accettare sempre il verdetto del campo, poi non parlo del rigore su Cecco, di queste cose così, perché secondo me era dentro l'area, era rigore da fissiare, però va bene, siamo stati bravi a riaprirla a fine primo tempo, e se no andare sotto 1-0 sarebbe stato pericoloso. Poi secondo me è normale, loro una squadra di campo, sono stati bravi, ci hanno messo in difficoltà, però... alla fine va accettato il verdetto del campo e dobbiamo essere orgogliosi di questi ragazzi che hanno dato tutto, ci hanno creduto fino al 96esimo e va bene, punto importante, e se continua così adesso ci concentriamo a Sinigallia, un derby, però va bene, tutti sognavamo un percorso del genere, bisogna continuare e il sogno nostro continua con la prestazione del genere, come se avessimo vinto. E va bene, se giochi così questa è una partita dei palcoscenici superiori, non è sicuramente di interregionale. È l'idea che portiamo avanti, che è quella di andare su tutti i campi e imporre un'idea di gioco, che è quella di provare a vincere la partita senza stare lì a guardare, a lesinare. Si perde e si vince, poi ok, però preferisco perdere in questo modo dopo che ho tirato 10 volte in porta. Tirando 10 volte in porta non ci potrà andare sempre male. Con un pizzico di lucidità penso che il risultato poteva essere più ampio per noi. Sicuramente anche il Fano ha avuto qualche occasione su un paio di cross il primo tempo e sicuramente gli ultimi 10 minuti della partita abbiamo sofferto. Però dispiace perché sicuramente non doveva essere 1-1 questa partita, però sicuramente è sempre un punto guadagnato. Perché io comunque guardo la prestazione è stata fatta dai ragazzi, è un'ottima prestazione. C'è da crescere e da migliorare.